È almeno 30 anni che io scrivo articoli o saggi sui vizi del giornalismo, dall'interno, perché scrivo anch'io sui giornali. E quindi era un tema che mi era familiare. Immagino che lei non abbia fatto le osservazioni solo in Italia. La mia è una redazione, di giornalisti falliti e quindi un esempio proprio di pessimo giornalismo. Ci sono stati direttori di giornali qui in Italia che hanno discusso il mio libro e hanno detto sì, però alcuni di questi vizi sono anche del grande giornalismo. E lo sono in tutto il mondo per una serie di ragioni. Per intanto il giornalismo è entrato in crisi verso la fine del 1953, almeno in Italia, in America un po' prima, quando è apparsa la televisione. Una volta il giornale diceva la mattina quel che era successo la sera prima, adesso dice la mattina quello che tutta la gente ha già saputo dalla televisione la sera prima. Questo avrebbe potuto segnare la disparizione del giornale come oggetto, come istituzione. Mentre il giornale ha dovuto aumentare le pagine per ospitare la pubblicità, eccetera, una volta quando ero piccolo avevano 4 pagine, adesso ne hanno 60. Allora, cosa fa un giornale? O riesce a fare l'approfondimento, che richiede una forte redazione, la preparazione di dossier, o il gossip, giornali inglesi della sera che non fanno altro che parlare della famiglia reale, e in certi casi, come accade poi nel mio giornale, lo scandalismo e il ricatto. Ecco. Io avevo presente, raffigurando la mia redazione, un personaggio che era esistito in Italia, si chiamava Pecorelli. Aveva un'agenzia giornalistica, lui non faceva un giornale, un bollettino di notizie, non andava in vendita nei chioschi, ma finiva sulla scrivania di tutte le persone importanti. Ed era un sistema di ricatto, perché accennava ad alcune notizie che lui avrebbe potuto dare in seguito. Per questo è Comunque, stato è assassinato. stato assassinato, quindi vuol dire che dava noia a qualcuno. Ecco, ora il giornale di ricatto, quello che in Italia si chiama la macchina del fango, esiste, anche i giornali che si considerano nazionali è abbastanza serio. Quindi ho messo in scena questo problema che è comune a vari tipi di giornalismo. Per esempio, il tentativo di non esprimere opinioni da parte del giornalista, che è praticato molto dal giornalismo anglosassone: se c'è un fatto si descrive il fatto, poi si mette tra virgolette l'opinione di uno che passa. Quindi si ha l'impressione che l'opinione è separata dal fatto, ma chi ha scelto costui che Certo. passa? Questa macchina del fango, se non mi ingano, anche lei è stata vittima della macchina del fango a Gerusalemme quando ha fatto la famosa dichiarazione, no? Sì, ma quella era solo la macchina della stupidità, perché avevano frainteso una piccola battuta. No, piuttosto che quello che è tipico della macchina del fango è che non è necessario per delegittimarti, accusarti di essere ladro, assassino, basta dire delle cose che hai realmente fatto e che sono normali ma che gettano un'ombra di sospetto. Ora, un giornale che non mi amava ha fatto un articolo che dice: ieri Umberto Eco è stato visto in un ristorante cinese con uno sconosciuto mentre mangiavano con le bacchette. C'è niente di male essere in un ristorante cinese, il personaggio era sconosciuto a loro, non a me, Certo. un mio amico. Ma le immagini che tranne Milano, Roma, Bologna, insomma le grandi città dove ci sono i ristoranti cinesi, nel resto del paese non ci sono, quindi la gente ha l'idea di qualcuno che mangia con uno sconosciuto, con le bacchette, invece di mangiare la pasta asciutta con la forchetta, come fanno tutte le persone normali, fa già Chinatown, romanzo, film di Polanski. Ed è un Sì. modo di gettare un'ombra di sospetto. Queste sono tecniche raffinate da macchina del fango. Secondo lei, quali sono i danni più comuni o più nefasti praticati dal cattivo giornalismo? Sono infiniti, mi
Lei ha definito il mio romanzo un manuale, infatti qualcuno ha proposto di usarlo come manuale per le scuole di giornalismo in cui si spiega cosa non si deve fare, mi pare che gli spagnoli vogliono proprio lavorare in questo senso. Sono infiniti, voglio dire, pensi delle pratiche che apparentemente sono corrette, la tematizzazione, cioè un giovanotto uccide la fidanzata a Belo Horizonte, un altro uccide la moglie a San Paolo, un altro uccide l'amante a Salvador de Bahia. Sono tre fatti statisticamente in un paese grande come il Brasile, statisticamente abbastanza normale che succeda. Se lei li mette tutti nella stessa pagina, ha creato un allarme. Se poi tutte queste persone sono, poniamo, della stessa origine etnica, colorate, allora ha creato proprio la persecuzione razziale, semplicemente mettendo le notizie nella stessa pagina. Quindi sono tecniche che certe volte sono connaturate, perché viene naturale al giornalista avere tre notizie abbastanza simili e metterle insieme, ma se mette insieme cinque incidenti d'auto sulla stessa pagina vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel motore, certo, delle automobili. Ecco. Questo è un elemento minimo, ma dove si vede che si può fare del giornalismo pericoloso anche lavorando correttamente. Ma la politica dentro la redazione, forse anche quello può essere una cosa nefasta? La politica... Ci sono solo giornali... Il giornalismo contaminato da una politica partidaria. Ma c'è un solo tipo di giornale che non è contaminato, è il giornale di partito, perché si sa che è di quel partito, quindi si sa come leggerlo, si sa come filtrare le informazioni. Certo che ogni giornale è sottomesso a pressioni politiche di vario tipo, dipende come le dichiarano. I grandi giornali americani, in occasione delle elezioni del presidente, dice: noi sosteniamo questo. Ok, ci siamo capiti. In Italia un problema tragico è che non ci sono giornali indipendenti, tutti sono in qualche modo legati a banche, industrie, eccetera eccetera. Questo è molto grave, ecco, non è tanto la politica. Un giornale deve fare politica, e se è un giornale onesto denuncia chiaramente qual è la sua posizione politica, ecco. I meccanismi svelati del libro potrebbero servire anche ad altri paesi? Sono affari degli altri paesi, decidano loro. L'imprenditore del giornale che non sarà mai pubblicato rappresenta qualcuno di preciso? So che è una domanda che si fa molto. La domanda che mi hanno fatto tutto è Berlusconi, non è questo commendator Vimercate. Di signori Vimercate in Italia, all'estero, ce ne sono tantissimi. E chi è Murdoch? E chi sono i proprietari di certi giornali, eccetera. Quindi anche Vimercate tende ad essere un personaggio universale. Già che i fatti si legano, cosa significa Silvio Berlusconi nelle storie italiane? Attualmente Berlusconi non credo abbia ancora un grande futuro politico, per ragioni di età, perché la situazione è cambiata, è stato scavalcato, ha trovato della gente più furba di lui. Il presidente Renzi è più furbo di Berlusconi e lui credeva di essere il più furbo. Berlusconi ha significato i 20 anni dell'Italia, di come un personaggio dotato certamente di fascino per molti, è un uomo di grande simpatia, di grande potere economico e avendo in mano degli strumenti di comunicazione di massa, ha potuto convincere per quasi 20 anni un intero paese che su programmi inesistenti, che lui doveva liberare l'Italia dal comunismo, quando il comunismo si era già liberato da solo ed era finito da quel dì. Ecco. Quindi Berlusconi è stato un prodotto tipico della società di massa, e anche qui ha rappresentato le nuove forme di populismo, cioè di una politica che fa
appello direttamente al popolo scavalcando i parlamenti. E sul populismo in America Latina avete molto da insegnarci. Certo, ma una cultura che lui alla fine ha prodotto forse sta in giro ancora, no? Ma certamente l'elettorato di Berlusconi è ancora di signori di 50 anni in avanti che proprio che guardano la televisione. Lei ha scritto Il nome della rosa 35 anni fa e ancora oggi è un mito assoluto nella letteratura e fondamentale nella sua vita di scrittore. In che maniera quel romanzo ha influenzato la sua narrativa da allora? Ma intanto per il semplice fatto che prima non avevo scritto romanzi, così dico per ridere che tutti i miei libri, romanzi precedenti erano delle sinfonie di Mahler e questo è un brano di Charlie Parker, era un pezzo del genere. Ecco, quindi ogni volta uno cerca di trovare nuove soluzioni stilistiche, eccetera. Semplicemente mi è successa la disgrazia che il primo libro ha avuto un grande successo. La fortuna sarebbe che il grande successo l'avesse l'ultimo libro. Avendo un grande successo, il primo libro, abbiamo citato prima García Márquez, può aver scritto tutto quel che ha voluto dopo, ma la gente ricordava solo i 100 anni di Ho solitudine. capito, lei lo vede come una cosa negativa? Ma sì, perché se dovessi scegliere di tutti i miei romanzi quale salvare e gli altri buttarli via, io sceglierei il pendolo di Foucault. Ma questa è Ah, una mia opinione personale. ho capito. Di lettore. Allora, Il nome della rosa, 30 milioni, mi sa che lei ha venduto. Non si sa, alcuni dicono 15, ma poi perché? Perché metà del mondo allora non aveva ancora le convenzioni per i diritti d'autore. Quindi in Cina possono averne stampati 100 o 1 miliardo, non si sa. Tutto il mondo orientale, quindi ci sono state, più della metà erano edizioni. Non pagavano i diritti a tutta la Russia, il mondo sovietico non pagava, non aveva la convenzione, quindi non si sapeva quanti ne hanno venduti e non hanno pagato diritti, quindi non si sa. Tornando a numero zero, un personaggio suo sostiene che tutti mentono, i giornali, la È TV, sempre il braggadocio paranoico. Bragadoccio esattamente, gli storici, anche gli intellettuali mentono. Questa è l'opinione di Bragadoccio. I fenomeni attuali come l'immigrazione, il terrorismo, il razzismo sono spesso vittime dell'informazione scorretta? Ma è naturale, tutte le forme di razzismo, fondamentalismo, eccetera, si basano quasi sempre su costruzioni, interpretazioni menzognere. Pensi, in fondo, Hitler ammazza 6 milioni di ebrei prendendo sul serio i protocolli dei savi anziani di Sion. Quindi è naturale ogni forma criminale nella storia nasce da disinformazione orientata. I social, allo stesso tempo che possono combattere la censura, possono difendere la democrazia, possono anche produrre delle cose dannose alla società. Lei cosa pensa? Come tutte le cose, l'automobile ci permette di fare un sacco di cose belle, ma anche di schiantarci sull'autostrada. Pensi internet, è pieno di difetti. Qualcuno però ha detto che se ai tempi di Hitler ci fosse stato internet, la Shoah non sarebbe stata possibile, perché tutto il mondo l'avrebbe saputo in 5 minuti. Quindi bisogna, come al solito, vedere gli aspetti positivi e negativi Lei ha ho letto provocato. una volta che c'è stata una protesta dei carrozzieri francesi perché erano stati introdotti delle leggi, eccetera, per diminuire gli incidenti in autostrada. Se ci sono meno incidenti, allora noi lavoriamo di meno. Ebbene sì. Ma lei ha scatenato una bella reazione quando è andato giù duro con una parte della rete. Ha dato molto rilievo a una cosa ovvia. È vero o no che nel mondo ci sono tanti imbecilli? Mi pare sì. Adesso si può discutere se sono la maggioranza o la minoranza, ma ce ne sono tanti.
nel momento in cui la rete permette a tutti di parlare, permette di parlare a una grande serie di imbecilli, quindi bisogna sapere anche criticare quello che passa sulla rete, basta. Certo. Credo che chi, se qualcuno ha protestato, sono chi? Imbecilli. Professore, la passione per il Medioevo è passata o darà ancora frutti? Ma tanto sono usciti 2 anni fa tutti i miei scritti sul Medioevo che fanno 1500 pagine. Fine. È sempre l'epoca che mi ha interessato di più, se darà ancora frutti, santi Dio, non lo so se, su che cosa lavorerò nei prossimi anni o se sarò ancora vivo nei prossimi anni, però per intanto ho messo da parte una bella serie di studi. Lei ha scritto un bel ricordo in occasione della morte di Haroldo de Campos. Che rapporto ha avuto con i poeti concretisti? Ma loro si stavano occupando, quando non ci conoscevamo ancora, di cose di cui io ed altri ci stavamo, come per la semiotica di Peirce ed altre cose. Per cui quando sono arrivato la prima volta in Brasile, a parte il fatto che tra coloro che mi avevano invitato c'era Décio Pignatari, mi sono immediatamente incontrato con Haroldo Augusto de Campos e tutto quell'ambiente. C'era un posto che si chiamava Juan Sebastian Bar. Ah. E allora sono diventato proprio molto amico di Haroldo. Ah no, non solo. Io avevo pubblicato, io vado in Brasile, mi pare nel 63, io ho pubblicato nel 62 Opera Aperta, e Haroldo mi ha fatto vedere un articolo che lui aveva pubblicato prima del 62 dove parlava delle opere aperte. Quindi ci siamo trovati, per così dire, fratelli, con molte idee in comune. Da allora siamo rimasti sempre in contatto, e io quindi attraverso di loro, tutto il gruppo, noi Gandres, eccetera, ho conosciuto un po'. E la cosiddetta avanguardia brasiliana e i loro maestri, da Osvaldo de Andrade, eccetera, eccetera. Ecco. E giudico oltretutto Haroldo de Campos un grandissimo traduttore. Lui ha tradotto Dante in un modo in brasiliano che è veramente sublime. Ecco. Ed era un gran bel personaggio. Lei è stato un membro importante del gruppo 63, neovanguardista, che negava violentemente la trama nella letteratura. Cosa è successo alla sua narrativa che recupera la centralità della trama? È successo che già nel 65, quindi il gruppo si chiamava 63 perché ha fatto la prima riunione nel 63, ma già nel 65 c'è stato un convegno in cui hanno detto: va bene, ma adesso bisogna ritornare alla narratività, una narratività autre. Erano i tempi in cui c'era Rob Grier, il Nouveau Roman e tutte queste forme nuove di narrativa. La verità è che quello che poi è stato chiamato il modernismo è arrivata alla pagina bianca, al quadro monocolore, alla scena vuota, al silenzio musicale, cioè ha raggiunto un punto di distruzione dei linguaggi precedenti che era necessario tornare, oltre il quale non si poteva, dopo il quadro bianco non si poteva fare né di più né di meno. Quindi c'è stato un ritorno di rivisitazione di forme tradizionali in modo ironico, metanarrativa, eccetera, tante cose su cui si potrebbe parlare. Io ritengo che non avrei potuto scrivere i miei romanzi se non avessi passato l'esperienza del gruppo 63. Ha dichiarato che Tommaso d'Aquino miracolosamente l'ha curata dalla fede. Cosa resta, professore? Soltanto la fede nell'uomo? Non ho detto questo. No? No. È un altro cattivo giornalismo che ha prodotto. Ho detto che gradatamente ho iniziato lo studio di San Tommaso mentre ero ancora un credente e l'ho finito che già stavo abbandonando la fede, non perché me l'abbia ispirato Tommaso, ma anche perché proprio nel fare un lavoro storico oggettivo su questo personaggio
avevo proiettato il suo mondo a distanza per guardarlo con lo sguardo critico dello storico. Quindi non era più il mondo mio, era il mondo suo. Ecco. Ma non è colpa sua. Sono andato recentemente a visitare la camera dove è morto, a Fossanova, quindi ho partecipato a un convegno sulla vita di San Tommaso, quindi sono rimasto affezionato al Grassone. E come vede lei, da autore di un volume su Tommaso d'Aquino, a studioso della comunicazione, un papa comunicatore come Francesco? Vabbè, lo vedo con estrema simpatia. Non a caso è un gesuita sudamericano e non è argentino, è paraguayano. Erano i gesuiti delle Misiones nel 600 che hanno armato gli indios contro gli spagnoli. Secondo me è così, viene fuori da quel mondo lì, non dai gesuiti reazionari francesi dell'Ottocento, ma dai gesuiti un po' rivoluzionari paraguayos del 600. E quindi ecco che nasce questo personaggio abbastanza singolare. Un papa un po' laico, Insomma, più degli altri almeno. non ha una visione da talebano, ecco. Va bene, grazie mille, Grazie professore. a lei.